L'Italia manterrà l'impegno del 3% nel rapporto deficit-PIL come punto di riferimento e senza fare debiti. Lo ha assicurato il Premier Letta al Presidente della Commissione UE Barroso, oggi in visita a Palazzo Chigi. Con parsimonia, ha spiegato il Premier, faremo tutte le scelte di politica economica che vogliamo portare avanti. Ancora fibrillazioni nel Movimento 5 Stelle. Lunedì l'Assemblea dei parlamentari deciderà sull'espulsione della senatrice Gambaro, critica nei confronti del leader. Intanto una manifestazione a sostegno di Beppe Grillo è stata indetta dai fedelissimi per martedì in piazza Montecitorio. Non ce l'ha fatta l'insegnante cinquantenne gravemente ferita a colpi di pistola questa mattina a Vittoria, nel Ragusano. A spararle un bidello della scuola dove la professoressa insegnava religione. Ancora da chiarire il movente. Anche una neonata tra i 161 migranti arrivati ieri a Roccella Ionica, in Calabria. La bambina sarebbe nata nel viaggio tra la costa turca e quella della Locride, ma della sua mamma non c'è traccia. La donna potrebbe essere morta dandola alla luce o subito dopo. I suoi compagni di viaggio avrebbero gettato il corpo in mare. Incidente oggi al raduno mondiale delle Harley Davidson in corso da giovedì a Roma. Una decina i motociclisti coinvolti. Grave una 23enne italiana trasportata in ospedale con l'eliambulanza. Alta l'affluenza, almeno l'80% alle presidenziali di ieri in Iran. In corso lo scrutinio. In vantaggio il riformista Rouhani, che a sorpresa potrebbe evitare il ballottaggio superando il 50%. Al secondo posto il sindaco di Teheran, Khalibaf. Indietro gli ultraortodossi. Sarebbero almeno 11 le studentesse morte in un attentato in un autobus universitario in Pakistan. È successo in una regione frontaliera con l'Afghanistan a forte presenza di talebani. L'ordigno sarebbe stato azionato a distanza.